Oggi vi propongo un filetto di maiale ai sette pepi. La ricetta è piuttosto classica, quindi andremo a utilizzare senape, panna, del brandy. L'unica differenza è appunto l'utilizzo di sette pepi diversi. Un consiglio: quando utilizziamo il pepe in cucina, prima di utilizzare il pepe per finire il piatto, andiamo a tostarlo in modo da togliere un po' di umidità. Quindi in un tegame antiaderente andiamo ad aggiungere il pepe, giusto qualche minuto. Nel frattempo, nell'altra padella iniziamo a cuocere la carne aggiungendo del burro. Quando iniziate a sentire il profumo del pepe che esce dalla pentola, vuol dire che il pepe si sta tostando. Di conseguenza, giusto qualche minuto possiamo toglierlo, altrimenti abbiamo l'effetto contrario che si va a bruciare. Vado con le fettine di filetto. Togliamo il pepe. Nel frattempo che si rosola la carne, preparo il contorno delle semplici biete per dare una parte un po' vegetale. Quindi la verdura ha sempre bisogno, soprattutto quando è verdura con tanta acqua, di temperature molto elevate. Noce di burro anche qui. Una volta che il burro nella padella per la verdura si è sciolto, inseriamo la verdura senza sbollentarla, in modo che rimane bella croccante. Aggiungiamo del sale. Quando la carne inizia a essere ben rosolata, andiamo a sfumare con del brandy. Facciamo evaporare o con la fiamma del fornello o con un accendino. Quando l'alcol è evaporato, iniziamo ad aggiungere la senape, la panna e il pepe tostato. Ovviamente anche qui andiamo a regolare il sale. Facciamo semplicemente tirare la salsa e dopodiché possiamo procedere con l'impiattamento. Prendiamo la carne. Andiamo a nappare con un po' di salsa. La verdura. Il piatto è pronto, sicuramente ricco di sapore e di intensità. Come sempre, provateci. Alla prossima e buon appetito.